Ho 43 anni, ora sono libero professionista, sento forte l'esigenza di fare un qualcosa in più per questa città, mettendo al centro il cittadino. È il momento della svolta, del cambiamento. Bisogna ripartire, questo bisogna dare assolutamente discontinuità rispetto a quella che è stata l'esperienza di oggi. Bisogna cambiare, bisogna cambiare. Ma io mi chiamo Luca Mori, ho 43 anni, sono sposato con Chiara, insegnante, e ho due bambini, Francesco e Beatrice, di 7 e 9 anni. Come lavoro sono libero professionista, consulente aziendale, sono specializzato nel controllo di gestione della pubblica amministrazione. È una delle competenze che spesso ho messo a disposizione in politica e che penso alle capacità, alle competenze possano essere una cosa molto importante per un amministratore che deve governare una città. Ho deciso di candidarmi perché sento forte l'esigenza di fare un qualcosa in più per questa città. Ho una grande passione, una gran voglia di mettere a disposizione le mie capacità, ma soprattutto di incidere in un momento così particolare anche per le istituzioni, un momento così difficile per la politica. Io credo che bisogna dare dei segnali importanti, dei segnali di cambiamento, di grande rinnovamento, mettendo al centro il cittadino e mettendo al centro tutte quelle capacità, tutti quei talenti che molte persone, una giovane generazione sente il bisogno di dare. È il momento della svolta, del cambiamento, e credo di poter interpretare questo sentimento. Bisogna ripartire da cose che evidentemente sono state fatte in maniera chiara, positiva: risanamento del bilancio, a livello culturale politiche di lancio della città a livello nazionale e internazionale, a livello anche di programmazione urbanistica, anche se c'è molto da migliorare. È stato fatto il regolamento urbanistico con, ripeto, una pianificazione urbanistica che prima non c'è stata. Detto questo, bisogna dare assolutamente discontinuità rispetto a quella che è stata l'esperienza di oggi. Bisogna cambiare, bisogna avere un atteggiamento nuovo, bisogna far sì che obiettivi chiari e strategici che l'amministrazione ha in mente vengano fatti con tempi, con misurazioni certe, con una trasparenza al cittadino maggiore. Voglio un'amministrazione che sappia decidere, che sappia fare una riunione e poi, quando ci si alza dal tavolino, si decide e si tira in porta, cosa che spesso purtroppo non è stata fatta. E anche sulla partecipazione il segno di discontinuità forte vi deve essere, perché ci deve essere un rapporto più continuo con il cittadino, con le nostre frazioni. Avevamo iniziato bene, ma poi ci siamo un po' persi all'interno del palazzo. Quindi immagino un sindaco e un'amministrazione che sia molto di più a contatto con la gente di quello che è stato fino ad oggi. Personalmente, e la mia storia lo dimostra, l'arrivo alla politica è stato quasi una casualità. Provengo dal mondo del volontariato, dalla Caritas diocesana di Pisa, da esperienze a contatto con il disagio giovanile. Credo che la particolarità di un'amministrazione, uno dei punti chiave, sia quello di mettere in rete le risorse, di mettere in rete le associazioni, di far sì che il cosiddetto terzo settore diventi ancora più protagonista. Molto spesso ci si barrica dietro la mancanza di soldi o di denaro. Non è così. Per raggiungere certi risultati, soprattutto in un mondo come quello del volontariato, che a Pietrasanta è molto sviluppato e vede tante associazioni operare sul territorio, c'è bisogno della spinta ideale, della spinta emotiva, della voglia di crederci nelle cose che si fanno. L'amministrazione deve accompagnare le associazioni. Non necessariamente si parla di risorse economiche. Molto spesso, per raggiungere risultati concreti in termini di risposte sociali alla collettività, c'è bisogno di crederci, di essere vicino, di capire innanzitutto quelli che sono i meccanismi delle persone più deboli, quelle che sono le sofferenze di questo periodo, quello che la crisi sta facendo venire fuori. Se un amministratore è dentro questa corrente, questo flusso, riuscirà a capire ancora meglio quelle che le nostre associazioni esprimono e quello che riescono a dare ai nostri cittadini. Allora, io credo che per fare delle scelte bisogna decidere. Nel momento in cui siamo in un'epoca come questa, così difficile, l'amministrazione deve avere il coraggio di fare delle scelte chiare e strategiche.
bisogna guardare all'orizzonte, bisogna guardare lontano, bisogna capire che se, come avviene in una famiglia, ci sono delle spese che non si possono più fare, che riguardano cose secondarie, queste spese verranno abolite e prediligeremo il servizio chiaro, il servizio utile e perfetto ai cittadini. Servizi eccellenti che riguardano la scuola, che riguardano il sociale, che riguardano la manutenzione del nostro territorio. Dobbiamo essere bravi a rendere il comune efficiente. Se sarò eletto sindaco, una mia priorità fondamentale sarà quella di far funzionare la macchina comunale nel miglior modo possibile, nel far sì che un cittadino venga in comune e possa trovare risposte certe, anche un no se vogliamo, però che abbia la dignità di dire sono stato in comune e l'amministrazione mi è stata vicina e mi ha dato risposte chiare. E non è più possibile pensare che un comune sia distante dal cittadino e non dia risposte concrete al cittadino. Su questo, se sarò eletto sindaco, mi chiedete perché dovreste votare Luca Mori. Io credo che se sarò eletto sindaco, assisteremo alla più grande stagione riformista che Pietrasanta abbia mai visto. Grazie.